Prima di lasciare la parola al collega Luciano Brindone, dirigente dell'UPG SP, che illustrerà questa attività, dico insomma che il bilancio di fine anno lo conoscete tutti. Se non ricordo male, il giorno 30 abbiamo distribuito un appunto stampa abbastanza dettagliato in cui abbiamo descritto tutta una serie di dati riepilogativi, positivi chiaramente per il nostro impegno nell'arco dell'anno 2014 che è appena passato. A fine anno, nell'ambito di quella che è l'attività di intensificazione del controllo del territorio disposta dal questore Pio Longo, abbiamo registrato dei buoni risultati, nel senso che abbiamo ben operato. E questa operazione di cui vi parlerà il dottore Brindone si inquadra proprio in questo ambito. I festeggiamenti di fine anno non hanno fatto per fortuna registrare grandi situazioni di criticità, quindi tutto, diciamo, anzi, dati negativi e feriti sicuramente in diminuzione, sia per l'attività di prevenzione, non vi è dubbio anche per il problema della crisi economica che colpisce chiaramente anche quel settore. Ieri poi, sapete già, c'è stata anche un'operazione importante del reparto volo in collaborazione con le Volardi riguardo quel vecchietto, quell'anziano che in contromano ha percorso l'autostrada da Villa San Giovanni fino allo svincolo di Reggio, e per fortuna, insomma, grazie all'impegno del personale del reparto volo e poi delle volanti, si è riusciti a contenere il pericolo entro limiti accettabili. La parola quindi al dottor Rindone, perché la sera del 31 abbiamo, nell'ambito dell'attività di prevenzione, arrestato due cittadini stranieri che erano dediti al furto presso il bancomat. Vi dirà lui poi come operare. Quindi la parola subito al dottor Rinaldi. Buongiorno a tutti, auguri. E allora, il sistema che abbiamo scoperto il 31 dicembre, pomeriggio, era effettivamente già noto perché è una pratica che è stata accertata anche dalle altre questure in Italia. E il sistema è effettivamente ingegnoso. In particolare, il 31 pomeriggio è arrivata una segnalazione al 113 di due cittadini sospetti nei pressi dell'ufficio postale di via Ramagnese. L'equipaggio della volante che è giunto immediatamente sul posto ha controllato questi due soggetti e ha trovato indosso quello che state vedendo, cioè questa sorta di forbice in cartone rafforzato con questo nastro che consente di bloccare l'erogatore, il dispensatore delle banconote dei bancomat. In particolare, inserendo questo sistema, questo aggeggio all'interno dello sportello, non è occultabile. È l'utente che inserisce la posta pay o il bancomat e attiva la funzione del prelievo. Si vede addebitato sul conto la cifra, però di fatto non riesce a prendere le banconote che restano bloccate da questo sistema all'interno dell'erogatore. Il cittadino, quindi ignaro di questo sistema fino a oggi almeno, perché la funzione di avervi convocato è quella anche di mettere sull'avviso i cittadini della nostra città, va via convinto che il bancomat sia guasto. Poco dopo arrivano invece gli autori di questo furto, tirano via questa forchetta e prelevano il denaro. Per cui abbiamo rinvenuto sia all'interno del bancomat dell'ufficio postale di Ramagnese che indosso a questi due signori quello che abbiamo poi sequestrato in questa sede. I tentativi sono stati nella nostra città vari, nel senso che l'attività investigativa poi ci ha consentito di ricostruire una serie di episodi, alcuni che si sono verificati all'ufficio postale di via Ecceomo e tre in particolare all'ufficio postale di via Gerbione, sempre con la medesima tecnica. A Ramagnese
l'ufficio postale ha registrato un ammanco di 1200 euro dal conto di un cittadino che nel controllare poi evidentemente i movimenti del suo conto corrente si è visto addebitare questi soldi che di fatto però il bancomat non gli aveva erogato. Per cui abbiamo registrato anche nella nostra città questo fenomeno che in varie altre questure era stato segnalato. Crediamo di aver assicurato alla giustizia, come si suol dire, due soggetti estremamente pericolosi, perché oltre a rispondere di tentato furto aggravato rispondono evidentemente anche di truffa realizzata per l'importo di 1200 euro il 30 novembre. E poi è intuibile l'utilità di comunicare ai cittadini questo nuovo sistema fraudolento di arricchimento illecito, evidentemente, perché nel momento in cui dovesse ricapitare fanno bene a avvisare immediatamente le forze dell'ordine, perché non è il bancomat che è guasto, ma è stato piuttosto manomesso con questo sistema che appare banalissimo, come vedete, però è molto efficace perché blocca lo sportello, i bracci meccanici che poi danno, attivando la funzione di prelievo, il denaro. Tolto questo, la funzione rimane in memoria elettronicamente, il denaro quindi fuoriesce correttamente, salvo che invece di andare nelle tasche del titolare del conto viene poi, se ne impossessano questi soggetti. Chi erano i due? Sono due cittadini rumeni che hanno dei precedenti penali specifici per reati predatori, e adesso stiamo facendo una serie di verifiche anche in provincia per capire se siano loro gli autori anche di altri episodi negli altri uffici postali della provincia. Quindi sono in corso gli approfondimenti investigativi effettivamente per capire se sono coinvolti in altri episodi denunciati. Era diventato un fatto abbastanza allarmante perché ne abbiamo ricostruiti noi una decina sul nostro territorio, quindi avevamo la soglia dell'attenzione abbastanza elevata, con dei servizi predisposti che nel periodo di Natale, come accennava il signor Vicario, sono stati ulteriormente intensificati, perché evidentemente circola più denaro, ci sono più movimenti commerciali, per cui il risultato è stato poi ottenuto, perché stava assumendo delle dimensioni un po' allarmanti che colpiscono il cittadino all'atto di prelevare col bancomat e senza sospettare minimamente che ci possa essere dietro questo tentativo di furto, di truffa, ritenendo piuttosto che il bancomat sia guasto, invece è manomesso, come ho accennato. I due rumeni vivevano stabilmente a Reggio? I due rumeni sono senza fissa dimora, per cui riteniamo che siano itineranti. Stiamo facendo degli approfondimenti investigativi anche per accertare questo aspetto dell'attività. Al momento non abbiamo ancora avuto notizie se siano residenti, se abbiano un appoggio qui a Reggio Calabria. Quindi voglio dire, non avete potuto fare una perquisizione per capire se oltre a questo trucco si occupa? No, all'interno dell'abitazione non l'abbiamo trovata, ma sotto il profilo investigativo la perquisizione personale è stata efficace, nel senso che non avendo sottratto dei gioielli, no, per dire, la perquisizione è finalizzata poi a trovare cose o tracce pertinenti al reato, i soldi liquidi evidentemente, anche avendo scoperto dove dimorassero, non sarebbe stato possibile trovarli, perché sono di spendita immediata, quindi questo è possibile vigilarsi. Questi due sono stati rinvenuti, uno all'interno del locatore del bancomat e l'altro addosso, quindi tra l'altro la volante, ripeto, è arrivata immediatamente dopo la segnalazione, e da questo punto di vista anche diventa fondamentale il contributo dei cittadini per l'attività della repressione dei reati, perché una segnalazione al 113 poi dà un riscontro immediato, come il fatto allarmante cui accennava il signor Vicario dell'autostrada. Le segnalazioni al 113 hanno fatto attivare un sistema della questura del reparto volo che poi in pochi minuti ha scongiurato un rischio concreto di un disastro, come sono già successi purtroppo in questi casi. Quindi la segnalazione per noi è vitale, perché il riscontro è pressoché immediato della volante. Oltre a quei casi che ha accennato, ce ne sono altri?
Con lo stesso metodo ce ne sono altri che stiamo approfondendo per l'ufficio postale di Via Gebbione, perché poi in questo caso questa forbice è di cartone, in alcuni altri casi, perché poi il Dipartimento evidentemente illustra le modalità, sono anche di ferro e danneggiano di fatto il meccanismo. Per cui questa verifica l'abbiamo fatta attraverso poi anche gli uffici postali in Via Gebbione, come ho già accennato, in Via Eceomo e sulla stessa via Ravagnese, dove ci sono stati gli episodi il 21, il 18 novembre, il 5 e il 9 dicembre, perché evidentemente poi sceglievano gli stessi e poi evidentemente non riuscivano a realizzare questo perché forse erano disturbati o qualche cittadino si fermava e quindi era necessario ripetere questa operazione.